primissimo posto qui. Stai live su Twitch? Sì. Stiamo commentando. Questo bellissimo ragazzo qui con... Io ma poi c'ha il pisello tirato all'insù. Lui stava commentando. Posso commentare? Dove sta la telecamera di me? Sta qua. Che dobbiamo commentare? Che c'ha il pisello che sembra che c'ha i tentacoli sto tizio. C'ha il cazzo di Cthulhu. Vediamolo meglio come fa. Zoom. Ma c'ha le escrescenze o c'è condilomi oppure c'ha tipo i tentacoli delle piovere. Guarda. No, zoomato troppo. Guarda, allora, le palle, vabbè, ci stanno che sono ritirate così perché magari sta tipo al mare, c'ha freddo. Però vedi che il pisello c'ha tipo le punte. No, ma infatti le palle non ci stanno. Le palle non ci stanno, se c'ha la fregna, però lo vedi il pisello, c'ha tipo quelle sarcicce uscite male, no? Però che vedi che c'ha, parte... sembra che è un tentacolo mezzo spanato, spampanato. Ma che me banana? No, stiamo a parlare di anatomia, oh, niente di... E questa sera un altro ragazzo molto... molto intelligentemente fa un post così. Questo è un eroe. Questo è un eroe, bravo. No, quello che ho detto anch'io. Eroe, giù, sei un fallito. C'è cioè, no. Cioè, nel fondo. Ma perché lo offendete? Pensavo nel post dell'altro fenomeno non si può toccare il fondo, ma vedo che avete chiamato la ruspa e avete cominciato a scavare più a fondo, più profondo. Ma questo è un eroe, oh. Ma mica lo devi bannare, questo lo devi fare da admin del gruppo. Almeno come moderatore. Almeno, ma almeno deve essere fatto moderatore. Ma se pure messo tipo i fazzoletti sul pisello per fare il grosso, sì. Sì, solo loro, però voi ve ne andate, fa tutto a loro poi. Grande Alex42. Mannaggia la puttana. Vediamo se ci stanno altri posti, vabbè. Solite stronzate. Davvero? Grande Roberto Savi, molto amato. Dove sta? Che ha scritto? No, ha messo una preview del nuovo Warfront, dai. Ma non è tanto interessante. Ragazzo che si tatua Illidan sulle spalle. Pensavo di giocare a WoW, ovviamente che l'avevo già provato un mesetto, vabbè. Classico spam di cose che tirano fuori Ciccio Gamer nel gruppo che io odio. Ma ancora sto ciccione, Mangino, non è morto ancora. Vabbè, no, ah. Purtroppo no. Ancora rifiata. Però stanno un po' migliorando con le domande, le cose. E te fanno nervosi queste cose. Tu che c'hai il potere, ma banna tutti, no? Certo. Così rimaniamo in due. Non so se vado contro il regolamento con questo post, ma ho molti pet mascotte da vendere. Se qualcuno è interessato, mi contatti in game da Nistro su post. No, non ce ne frega un cazzo. Esatto, questo so io che spammo il coso. Ah, la gente che si lamenta di Rider.io, che non sa come funziona Rider.io. Ma è quello delle Mythic? Sì. Ah, vabbè, ma sti cazzi, faccio PvP, non me ne frega un cazzo. Fa PvP, non me ne frega un cazzo. Questi sono i grandissimi video di Carbot. Anzi, c'ho tipo un gruppo d'amici che sta tipo dentro una gilda di quello Eternity che mi bussano sempre a fare la più 10. Ah, e li faccio innervosì perché se ci sta tipo una pozza la prendo e muore. E me si incazzano tutti, però alla fine... Cos'è quando mi mettere sul pozzo? Blood di K ad anche dell'Ever 356 fino a che livello di Mythic Plus posso essere? Nessuna, vattene a fanculo, rispondi così. Ma sullo stesso account si possono avere PG sia Horda che Alli. Questo no. È rimasto nel 2004. Io scriverei no. Quindi... Wow, it's for boys, WoW is for men. I post di Roberto Savi, grandissimo. Ma dove abita questo? Non lo so, di dov'è Roberto Savi? Si sa. Invitamolo qua, o lo chiediamo al bagno. Non si sa, no. Dove. Però è un bel ragazzo. De notte. Tanto sei cattivo. Oddio. Le palle di quello sono pazze. Ma mai nessuno che scrive qualcosa di intelligente comunque. Ma ai Lord, non è che questa cosa della Light le sfuggiva un po' di mano. Fritto misto crossover. Figuri a prima quattro serie se fosse veramente solo a me, però non intendo continuare a creare personaggi e comprando il mondo misto. Non so che. Faride, fa schifo, ciao. Beh, Lamberto col suo spam di sta cazzo di ma che è una gilda? Mamma mia. Ma che vuol dire Coppa Chiosco? Ma che ne so, non lo so, so cose che gelato, gente tipo... del nord, strani quelli, lasciali stare. Ho appena acquistato Battlefront dopo un lungo periodo fermo da WoW. Lock e Mage, questo amico consiglio, adesso si lavora fra i principalmente PvP, vanno bene entrambi in questa espansione, grazie.
Ma sta gente che fa queste domande, no? Ma inizia una cosa, giocala, vedi se ti piace. Che cazzo scrivi su Facebook? Perché, okay, magari... Manilla non c'è stava Facebook, la gente giocava come gli pare. Ha chiesto, cioè, è molto generale questa domanda, no? Perché se tu dici... Ma poi che mi consigliate? Qual è, qual è che performa meglio? Allora, se c'hai le mani in nessuno, cioè, appunto, sì. Sì, tra l'altro. Poi se giochi così, non è che, insomma... Con i stats, con i cotti del level, vabbè, i meme, quelli carini ogni tanto... Oh, sì. Però non ha scritto Procio questo, quindi si può tenere. Esatto, okay. Esatto. Cerca di girare, sono Warrior Army. È Army questo? Lui è un'armata di Warrior, livello 144. È pronto per... Chiama l'orgo che i method lo vanno questo, eh. Oh, Derek! Andiamo via. Io volevo sapere se gli serve un Warrior Army livello 144. Che glielo regaliamo così. C'è il livello 144 sta nel futuro, regà. Ti serve il 144? Livello? Livello? Gilda? Serve 144? Ne busta tutti, io. Se ne fa solo... Cos'è? Il 240 cos'è? 240 hai del level? Sono le offese che gli possiamo dire fino a che... So, quello è il massimo d'offese. Consiglio su che razza scegliere per un sacerdote. Madonna Goblin. Mia. Che cos'è questa roba? A me mi disturba sta Fritto foto. Fritto misto crossover. La foto della Meloni elfa del sangue. Ma raga, a me quella mi ha fatto sentire male, porco due. La Meloni. Ah, sì. Basta con le palle girate di questo. Parlare i segreti due ball. Ok. Quando ti mobilizzano tu sei un monaco di il tocco del karma. Io non l'ho capito questo. Ecco io. Cioè, capisco il bondage, ok. Ma questa è incabrettata, l'hanno rapita sta tizia, non lo vedi? Ragazzo che segnala il posto. Quanto ci scommetti che hanno appena segnalato il posto del ragazzo? No, perché è un eroe questo. Oh, mi raccomando, pugno di ferro, eh. Perché c'è Roberto aperto? Se stavo vedendo prima. Ah, ok. Se noi bombe nucleari sono la nostra unica biosfera, inchiodiamo il nostro dio a legno. Non conviene scherzare con noi. Ma che cos'è? Merda. Lo so. DMA. DMA, Hunter, Kill Combat, Dark Beast, Cover Shot e Bestial Brat. C'era il video di uno che giocava l'Hunter BM. Con una magro sola. No, no, non quello. Con i pedali del Gran Turismo. Sì, l'ho visto, meraviglioso. Oddio, voglio pure io. Che devo fare? Faceva Ariene, ma faceva... Ah, no, che no, bello. Voglio i pedali e il volante. Che penso bello. Che bello. Vedete qua che dico nel chat. Sono la freccia Stormstrike. Le offese sugli altri che stanno aspetta che leggo la chat di Riccio qua. Oh, mi hanno riconosciuto, vedi? Questo è il ragazzo che è in grande sto Fenital. Bella, oh. Sì, è in grande, oh. Sempre le palle si sono unite ai muscoli delle cosce. Ragazzi, attenti che se continuate con queste foto ne mando una hot Spike, no? Ma è una donna. Broly ti amo. Dai. Broly ti amo, sei tu Broly. È certo, sei Broly quel Broly? È Broly, certo. Broly, quanti Broly conosci? Oddio, se mi dovete ammazzare botte, no, non so Broly. No, non so io, mio fratello... No, sei bellissimo. Mio fratello scuro. Raga, ma con questo Worgen che professioni devo mettere a livello di lore. Madonna mia. Me garba come risponde sto tipo, prego, Dio non l'ho detto adesso oggi, ma chi vuole sto segnalato? Vuole sto Vaectis, dai Andrea, danno. Vaectis, hanno segnalato il mio posto perché c'è una mezza chiappa nello schifo. Ah, sì, è vero. De cosa? Questo Ice Kinger mise un posto su World of Warcraft Italia di una chat di WhatsApp e nello sfondo della chat di WhatsApp c'era una chiappa della che ragazzini, venite complessi, venite paure, oh. Derek, vi serve nei method un Warrior livello 144? Questo è 240, fa tutto però, da solo questo. Oh, 144 lui, io. Livello, no, il del level, livello. Già 144, tre espansioni dopo. Ma nel futuro. Scopamose, scopamose. Sì, questi degenerano poi, sì. A voglia. Però siamo bellissimi, confesso. Ragazzo che ha pubblicato qualcosa in diretta, vediamo. Vediamo, vediamo. Sempre buonasera a tutti, c'è il concetto attivo di pubblico che in ZRPG deve anche i vari ordini. Ah, che delusione. Ma chi te sei in culo? No, no, ma te l'ho giocato. Questi sono i post cagliardi. Questo è un tizio che ha fatto sto disegno. Ma chi è? Lothar? Sì, Lothar di Warcraft. Dio buono. Vabbè, però. Ma mo cavolo di Giada, dai. No, sembra quello de... Ma è figo. Sì. Ciao a tutti, sono Druido, resto ancora 308. Cioè ancora, quindi? Ancora. Quindi si lamenta un po' questo fatto. Da dove raidare in maniera soft, media, con un bel ambiente e gioco su Nemesis. Ma già che scrivi Nemesis sorda, un bel ambiente c'è, quindi vattene a fanculo un'altra io volta. Io oggi ho letto un post. Ma no, c'è no, da no, me una no, merda, che gli propongo? Una massa di pazzi. Ma dura poco da noi. Ma dura che poco. Che state voi? Oh, di tanto. Oddio, c'ho
conosco un ragazzo degli Odorant, non mi ricordo il nome. Conosco un ragazzo degli Odorant che ci ha fatto una Midi Plus insieme. Chi è? Non mi ricordo il nome. Gioca? Dimmi con chi. Mi sa che era Feridar, non lo sai? No, pazzi. Sta su quello vederni di Feridar. No, non mi ricordo, però mi ricordo sta cosa degli Odorant. Se siete troppi si copre questa cazzata. Oggi ho visto il post di un tizio che ha fatto ciao, raidavo, l'ultima volta che ho raidato è stato un Pratt of the Lich King, cerco Gilda che raida il mitico. Eh sì, sei pronto? Ci sono un po' di base. Ragazzi, sono bloccati. I ragazzi sono bloccati a questa missione. Più persone, quindi. Però io non riesco ad ammazzarlo. C'è qualche modo strano, sono io troppo nabbo? La risposta. Ma che è sta roba? È la seconda. La domanda è mal posta. Che cos'è Rivafusa? Dov'è? Che cazzo ne so? Io sta inglese, vicino a Civitavecchia, mi sa. Non lo so. Facciamo con l'aiuto di Uomed. Sì, qua io ho dovuto far così per tradurre il Rivafusa. Madonna, Uomed in italiano l'ho tenuto. Non esiste Rivafusa. 10 minuti. Ho visto la prima traduzione, mi sono ammazzato e rimesso in inglese. Mi sono perso perché non sapevo come arrivare alle barre. No, dovevano lasciandomi propri. Inglese? Ah, ma sta a giocare Demon Hunter. Ma che cazzo vuoi? Demon Hunter fai queste da solo, questo? Ma che stai a fare? Ma che cazzo? Dai, è impossibile che non si vada a fare. È la cosa iniziale di Demon Hunter. Sì. Cioè, che è proprio a prova di handicappato. È impossibile che non sia in grado, amico. Scusa, qual è la questa? Prima di essere travolto. Ucciso e potente. Sì, ho capito, quello che deve ammazzare il demone. Ma c'è stato il solito pupazzo là davanti, non lo vede magari, che ne so. Buongiorno, voglio sbloccare i tavoli di Alto Monte, ma sono bloccato al 6-7, allora se ne questo vinigio. Non so, però ora quale mi manca per completare questa ultima serie. Mi ho già tutti i PNG Alto Monte e capire. No, non premi c'è. Premi il tasto M, ci sta scritto 6-7, devi fare questa missione. Non ce ne frega un cazzo, tanto fanno cacai. Ma sono brutti. Sono brutti, non li sblocca. Se ho già pesca al massimo, equipare canna da pesca e cappello che alzano il livello di pesca, qualche lato positivo non no, serve sei un coglione. No, esteticamente se te trovo muori prima. Sì, muori prima. Forse c'è più chance di lutare roba. C'è più chance di attirare prese per culo. Ma questo non è coso. Sì? No, pensavo fosse sbagliato. Ho 2 PG su Nemesis per il cazzeggio assoluto. Quindi, principalmente... E questo è il motivo per cui devi giocare. E quindi che paghi a fare? Noi ce lo mandiamo. Quando non pago l'abbonazio. L'abbonazio? Solo che avviene una cosa stranissima. Il mio Horda può fare PvP anche se introduttivo. Mentre l'Alli no. Esce la scritta agli account introduttivi non possono fare PvP. What the fuck? La spiegazione è che devi fare meno delle fatte d'eroina. Insomma, prima di loggare 13 euro non so tanti. 13 euro non so tanti. Fammi una colletta, ragazzi. Euro a capace e paga la bolletta a sto ragazzo. Vai in giro a controllare per terra davanti ai post e li trovi 2 euro. Questo mi ha disturbato. The post, infatti. Oddio, ciao a tutti. Sono un warrior principalmente DPS. Non principalmente, poi dipende. A volte healer. Poi il sabato sera magari tanco. Non troppo, però. Non me va tanto. Ma poi è pure il personaggio. Guardalo, non è convinto di quello che fa. Principalmente disponibile la sera. Ma poi è orribile, cioè guardate, c'ha la skin delle spalle dei de 10 anni fa, sì, e tipo il resto tipo di adesso. Ma le armi sono a una mano, giusto? Sì, cioè, regà, non so 2H. Questo è Fury con le armi con duo one hand, è il numero uno. È il numero uno sto tizio, lo voglio qua adesso. Vabbè. Ma poi c'è stato pure un commento mio che gli ho scritto che il Blood Elf Warrior è morto è Facebook, c'è rimasto. Ha okay. Whippato. Ok, posso. Regina, lo Shadow Priest sicura come healer wood. Cerco Gilda sul pozzo, dove un DPS riesca a fare sia raid che soprattutto medio plus o membri in gita senza dover puggare. In pratica il problema è che da DPS diventa matto. Sì, per trovare un gruppo per fare mitiche plus e mi sta passando la voglia. Ora esiste un gruppo alle orda che se non te gruppano vuol fate dire che fai cacà, fai schifo e non te vonno. Non è che insomma si sta sfogando perché è stato ballato. Non lo so. No, Marco Carpani. Ma quanta stronza certa gente. Tantissimo. Purtroppo tanto, sono in tanti. Tanto. Noi. Questo post è bellissimo. Ma io mi nervosisco, sì, mi sa qua, eh. Aspetta. Vai, leggilo te. Appena in dungeon hai un problema, ti cacciano fuori. Sì. Ma però non spiega che cosa problema. Pensa, cioè, cosa pensano di risolvere? Cioè, se sei tipo handicappato, non c'hai una mano. Cosa pensano di risolvere? Non lo spiega dopo. Cosa gli costa lasciare
Giocheranno? Dopo nei commenti lo spiega, se non sbaglio. Sì, più sì, conto, ma io non ho capito, ma questo di che se lamenta? Cioè, ma chissà che ha combinato, ma no, ne... lo spiego. Ah, vedi un po'? Tutto, che ha fatto questo? Si è pullato tutto, poi tipo scappato. Così, senza leggere i commenti, si è pullato tutto. Per un motivo mignolo sono entrato in stanza con gli altri che erano già partiti. E succede, forse per il lag. Ma quel cazzo, di che stavi a fare due pippe su Pornhub e saltata la coda. Cercavo di raggiungerli, ma mi trovavo lungo la strada diversi mob che mi killavano prima che li raggiungessi. Ho provato a non fermarmi, ma non facevo il tempo a raggiungerli. Allora, caro ragazzo, se tu giochi la coda e poi attacchi Pornhub, molto probabilmente mentre stai col membro in mano... ti arriva la coda e te perdi tutto, insomma. Sì, attiva. No, mo no. Chi sono questi due spy? Che non lo so, sono due bellissimi ragazzi. Sono già belli. Sono missioni messe a bloccare la gente senza mani. Ma è la quest della Mount. No, era la quest iniziale del Demon Hunter. Sto male, best stream. Ma perché tutti devono specificare che non sono hardcore player, ma se metti un post di Regret su una pagina Facebook potresti mai essere ricordato oggi da hardcore? Non l'ho capito. Player hardcore non postano e cercano di certo esatto. I player hardcore non c'è. Oh, questo ha bestemmiato, noi siamo credenti, oh. No, porco Dio. Oh, no, raga, non bestemmiate. Oh. Domani c'ho la messa, è messa in culo. Ma alla fine quante dopo ore tutti a messa, raga? Quante ore l'orca al giorno, che coglione. Ce l'hanno bussato, quando escono i ride devono fare wolfist e cose così e si lamenta per la speedrun. Hai bestemmiato, bella Lucio? No, non è un bestemmiato, porco io ho detto. Porco di... Porco io. Non mi esce a me. Io robot? Simona Bianchi ha pubblicato qualcosa in World of Warcraft. Vedete? Speriamo. No, te pare, oh. Tutti interessati, oh. Ma banna, bannala. Oh, vedi un po'. Due di seguito le appostate, di minchiate. Bannala. Basta. Come si permette di stare. Ma è una MILF questa, che sta a fare qua dentro? Non abusare del tuo potere. No, non sto bannando nessuno. Ma però, che cos'è? Però aspetta, c'è una foto con la DeLorean. C'è una foto con la DeLorean, ne puoi rimanere. Guarda. C'è questa. Sì, allora, ho capito. No, va bene. Sì, ma che è sta roba? Aspetta, oh. Mi cacceranno da Twitch. Ma c'ha tutte. Ma che è sta roba? Ma che è buongiornissimo caffè? Ma dai, ma pare questa pare zia Pamela, oh. Ma quei cani, le cose. Male alla figa. Ma il PG, devo dire che è uguale. Il PG è uguale a lei, eh? Passo. Identico, ho visto, proprio. Ho visto troppo. Passi. Torniamo a scorrere. Aggiorniamo. Vediamo se è stato commentato qualcosa. Sono due post nuovi, eh. Sì, ma sta roba... è sempre gli stessi sua. Ma cacciala, non... Perché mi dici c'è l'altro account? Vediamo qui sotto come evolve le cose. L'importante è che facciano una risata, fa bene ogni tanto. Questa cosa sto esagerando. Hai commentato? Ho visto la foto che ho pronta per pubblicità del Monk. Ah, ma è lui che commenta. Sì. Ma tu dove hai commentato? Come c'è gelenità? Sì. Sì, sì, sì. Vedi? Te la faccio. Ma chi ci vede? Sì, ci arrivano, mi sembra bastano i commenti sull'altro posto. Quanto ti adoro, per il bel se non ci sono arrivati. Sarcasmo, ok. Vabbè, torniamo un pochetto. Ritorniamo ai cioè post. I post con Clara handicappata, sì, io che scrivo una cosa mi bannano, però non l'hanno detto, vedi, non dire cosa hai detto che sono te bannano. No niente, ho detto niente, bravo, che siamo quasi ritornati a pari. Okay. Allora questo era l'ultimo post, belle, quanto mi piacciono queste immagini, a me piacciono tanto. No, ma niente da dire. Va tutto bene. Qualcuno ha il set del defunto prescelto? No, vattene. Che non ce l'avevo. Che è il set di Ed? Non lo so, e insomma, non penso che ce l'avevo. Oxford, bellissimi. Che questo è stato fantastico. Allora, nel gruppo c'è un regolamento, ok, da seguire. E c'è una regola con scritto: per evitare lo spam di 70 miliardi di gilde. Puoi fare il post di Regret una volta a settimana. E questo l'ha messo di una volta all'ora? Lui l'ha messo l'altro ieri. Ieri mattina un'altra ragazza della gilda prende e fa il post. Banna tutti. Io in quel momento stavo là davanti al PC. Ho preso, io ho scritto, come da regolamento c'è scritto che si può fare un post di Regret a settimana. Quindi questo te lo disattivo.
Mi arriva la notifica che lei mette la grr reaction al mio commento e delete il post. Bannala, ma riportala a Facebook la, per nudità. La grr reaction, reaction. Ma te la sei immaginata mentre lo facevo? Sì, meravigliosa, perché ho visto pure... Vale per tutto, perché fa la città nostra. Che cosa? Vale. No, vale per tutti. Oh, bello. Capito. Bisogna. Ma quindi non si possono pubblicizzare manco canali di YouTube. Si può, una volta a settimana. Ah, io non l'ho mai fatto, una farò, volta insomma. A settimana. Infatti, canale una volta a settimana. Ma non troppo, perché c'è una connessione di merda alla fine. Qualcosina. Di era accettata niente, super filtri, a Spike, ma c'è stato il reset, quindi lo fanno di nuovo. Che cosa? Però c'ho un ragazzetto qua, dovrebbe fare un team di pitcher dei World of War. Ma più che altro io ho tipo un canale su YouTube da anni. A me me vate fallo. Dai, pimpa di gente. Ma su Twitch più che lo altro... Lo faccio, poi blindo il gruppo però. Più che altro nel senso, il fatto che su Twitch io quando gioco mi incazzo tanto. Su Twitch insomma c'hai dei limiti più che altro. Che limiti? Non lo so, se tipo prendo una pentola a spacco per terra, penso me se si può fare. Se tu metti il canale per persone mature, per adulti... Ah no, voglio che mi guardino i bambini, io. È il buon esempio. No. Se il motivo con coltello tra i denti, puoi muto. Puoi fumare, puoi bestemmiare, quelle cose. Primo con sigaro, una svastica disegnata col pennarello, e così. Mi vedi quanti stanno a farmi di plus qua, che così famo... Che così gli staccamo la connessione. Oh. Beh dai, stacchi la connessione a tutti i PC. Oh, fermatevi che dopo famo il quiz. Per me potevo interrompere? Chi è che ha detto per me potevo interrompere? Grande, grande, interrompi subito. No, facciamo il quiz mentre gioco, lo mettiamo. Questo ragazzo è fantastico. Questa è una di quelle persone... Ma l'hai bannato? No. Se n'è andato? Sì. Bene. Questa è una di quelle persone che praticamente postavano ogni giorno il link alla propria pagina Facebook con il meme del cazzo. Ma che è sta roba? Good night, good night. E poi lui che doveva andarsi a fare la mythic perché de notte. Se fatto solo la più de notte che stai storto e c'hai sonno. Puoi fare una due, puoi farne. Ha fatto questo post. Sì. Ha fatto questo post e poi se n'è andato. Ha leftato il gruppo. Ma poi che mythic ha fatto? Una da uno? Una due. Vabbè, pure ci sprechi pure il sonno per fare una 2. No, perché se è fatta la 2 si doveva fare la 10. Io così. No, secondo me se è fatta la 2. Ma stavo chiedendo qual era lo senso. No, penso che sia questo il senso. I meme vanno fatti con... Secondo voi come mai? A prova di ansia. Gli devono entrare solo due spec e non tre come tutte le grazie. Fatti i cazzi tu. Perché il druido c'ha 4 spec? Se bilancia, non ho 2 e 4. Esatto. Così. Pacchetto ti ha preso? Altro cinese, ma non è mai sa quanto mangiate. Sushi, non è ma quant'è che non mangiate? Perché con due, sushi. Oh, qua si mangia a qualsiasi ora, meraviglioso. Buongiorno ragazzi, ho iniziato da poco a giocare dopo aver messa inizio di tenere. Avevo appena livellato al 100 e purtroppo il gruppo di persone con cui giocavo sono ormai sparsi per varie gilde. Quindi cercavo una gilda a cui far raid, dungeon, midi plus, search, insomma qualcuno con cui giocare. Caro insieme. Ragazzo, la soluzione è la... No. Caro ragazzo, la soluzione è che smetti di giocare una seconda volta e basta. Basta. Poi fa ridere, sti posti qui, si dimenticano cose importanti. Gli inviti per la community, ogni giorno c'è sta l'invito per una nuova community di PvP, di midi plus, Timone olandese. Ma che è il forum ufficiale? No, le community. Timone olandese, lo sai come si chiama? Ma io so che tipo nei forum ufficiali gli italiani sono presi per culo da chiunque, quindi io mezzo mi vergogno. Tu lo sai che cos'è il timone olandese che andiamo off topic? Il timone olandese è tanta roba. No, lo sai? Che è? Ok, vai, momento... Aspetta che cambio un attimo l'audio. Perché esce così qua. Sì. No, questo è il microfono. Come si chiama questo gruppo? Il ex olandese, no, ma io dico il timone olandese. Lo so, l'abbiamo rinominato. Allora, ora lo metteremo a full voice. Aspetta. Praticamente è una cosa da gay, ma non è gay. No, no, zitto, non lo dico. Non puoi dirlo. Ah, te lo dico. A che punto anch'io? Allora, così lo sentiranno tutti che cos'è il timone olandese. YouTube però non avevo. Oh, iscrivete subito al canale mio. Ma voglia, tu devi iscrivere il mio però. Famo follow for follow. Come siete romantici. Olandese. Iscrivetevi. Allora, questo è il timone olandese.
non si sa tanto. Sì, ma cosa che non dovresti mago con la maglietta, sì. Come cazzo? Sempre, fissa. Ti hai invitato Carlotti in prima media, io so. O come sarebbe stato il tuo vestito al ballo del liceo se ci fossimo andati, ma decidemmo di non andarci, e invece ci ubriacamo da soli. O che ti lavavi i capelli nella tazza del cielo. O che non vi scopate i sassi. Io gli ho chiesto di due. Aspetta un attimo, chi è sta roba? Bah! Ha detto di no. Poi ho provato almeno a farmi fare un timone olandese. Ha detto no anche a quello. Timone olandese? Però non sei. Allora, prendi in mano il cazzo. E poi c'è qualcuno che ti muove il braccio. Faccio vedere. Allora, prendimi il braccio. Io mi prendo il cazzo, tu mi prendi il braccio. Ora muovi il braccio. Capito, sì? Muovilo su e giù. Come se uno ti facesse una sega. Poi esiste il doppio timone olandese. Prendo il cazzo, tu mi prendi il cazzo, tu mi muovi il braccio, io ti muovo il braccio, stesso tempo. Come faccio una sega insieme, ma non da gay. Sono un po' perplesso sul doppio, cioè, però il singolo lo fa. Cioè io non dico che c'ha... E il braccio? Io prendo il cazzo, tu prendi il braccio, mi muovo il braccio. Ma mi risulta un po' strano che noi siamo il cazzo duro e stiamo vicini e stiamo guardando. Lo so, però... Quello un po' appena appena. Ma quanto sei, Ah, che se ne di qua? Se pubblichi martedì, mercoledì puoi ripostare, ripostare. Nessuno ha capito un cazzo di quel meme. No, non hai capito un cazzo, l'ho a nessuno. No, io non l'ho capito. Lo spiegherò all'occhio. Capito ora la quality. Ah, il meme quello, spiegatecelo. No, spiegatelo, spiegatelo. Spiegatecelo. Spiegateci il cazzo di meme, bastardi. Devono fare i post a prova di Hunter, cioè che lo capiscono anche loro. Dovete fare i post a prova di metti YouTube e segnate il canale mio. Vai, in diretta, volete fare una pubblicità in diretta? Sì, sì. Vai, tutti i soldi che ce faccio. Adesso anch'io, vai. No, Adri 84, sì. Adri? Sì. Con la Y? No, con la I normale. 84. Guarda che mi scrivo anch'io. Adri 84. Vai, coglioni, c'è 1,5 miliardo di iscritti. No, c'ho 1,000... Ho capito. C'ho 1,000... Ma giochi Elemental. Gioco tutto. Ma che sciamano. Problemi c'ha? Oh, vedi, così mi dai dritto. Gioco tutto dello sciamano. Resto, Ena, Ele. Faccio le pizze. Tutto. Grande. Vai, mi scrivo. Così mi insegni a curare. Anche questo se so qua anni. È il video che avevo fatto per Wob Italia. Non si è curato nessuno. Quale? Sai che l'avevo visto? Questo qua di K-Bin. Me lo pure tipo scritto tutto, una scaletta. Ma tu hai fatto questo post qui? Su Wob Italia. Che te l'ho deletato. C'è la barretta tutta, vuol dire che ho visto. Sì, grande. Questo qua l'avevo messo. Questa faccia l'ho smesso però. Era un vlog che avevo fatto a Romix per culi ragazzini, no? Quelli che si vestono tipo le ciccione. Però ecco, insomma, non c'ho niente contro le ciccione, però mi fanno un po' ride, però alla fine viva l'amore, tutti contenti. Lui dalla notte a lei facendo finta di andare a letto, ma in realtà poi va a fare la militare. E io che cazzo ho detto? No, scusa. Ok. Non ho detto la stessa cosa, ho detto che ha fatto A più 2 ma deve fare di classe più alta. La devo andare a fare, no? Ma scusa, no, adesso ma scusa, prima di dormire non si fa più, non si usa più, fa la pippa mia. Si usa una io lo faccio sempre. Ah, beh, non è male, pensavo di essere vecchio, insomma, sì. Mentre fa la mia tip class, però. Mentre non mi bastano le mani, insomma. A me sì, con Demon Hunter sì. Lui gioca con i tasti. Per quello, lui è ambidestro. Oddio. Via da questa. No, comunque sì, ho fatto il vlog a Romix dove sputtevi i ragazzini. Sì, no, l'avevo tolto al gruppo in maniera un cazzo World of Warcraft. No, non l'avevo messo. L'avevo messo? Sì, c'è stava. Infatti mi ricordo di questa cosa del vlog e l'ho tolto. No, ma era vecchio, posto. Questo non ce l'ho messo. No, io sto. Allora, non l'hai messo te, l'ha messo qualcun altro. Ah, boh. L'ho so. Torto perché ci trovava proprio un cazzo io questo. Dai, for the order perché aspetta, non è. Aspetta, vado a chiamare qualcosa da bere. Sì, pure io. Se qualcuno si può mettere a commentare.